Pietro era un grande. Il 1979 è stato il suo anno. Non solo il record del mondo sui 200 metri, ma anche quello italiano sui 100. 10.01 che ci siamo tenuti per 39 anni, finché non è spuntato questo tizio qua. Pippo Tortu. Più forte dei commenti assurdi della primavera, ci ha fatto vedere cosa significa essere un predestinato. Ti è 9.99, più forte di Mennea. E siamo qui a farci una domanda. Pippo sarà capace di battere Pietro anche sui 200 metri? Quel 19.72 che è tuttora record europeo? Ciao, io sono il Mezzofondiere e questo è il secondo episodio di L'Atletica in Cifre. Allora, facciamo questo bel confronto. Tortu contro Mennea sui 200 metri, i due velocisti più forti della storia dell'atletica italiana. Per vedere quali sono i punti di forza dell'uno, le debolezze dell'altro e dunque dove Filippo deve puntare per migliorare. Avete visto a inizio video l'analisi metro per metro della prestazione del record del mondo. In quella gara Mennea praticamente non aveva avversari e dunque per apprezzare la grandezza della sua performance dobbiamo metterlo contro qualcuno, il buon vecchio Pippo. Tortu che quest'anno non ha corso i 200 metri, concentrandosi su 100, e ha buon ragione. La sua gara migliore rimane il 20.34 che ha stabilito nel 2017 al Golden Gala di Roma. Non era ancora quel mostro di velocista che conosciamo oggi, ma un buon riferimento. Ecco la buona partenza, quella del giovanissimo, sì. Dietro c'è De Grasse, grande curva per Filippo Tortu, bravo il 3, poi De Grasse. Il meglio deve ancora arrivare. Vai col confronto! La partenza di Mennea è perfetta. Un tempo di reazione migliore di tutti gli altri. E già da subito Filippo perde qualche centesimo di secondo. Poi vediamo che più o meno la situazione si stabilizza, dai 50 metri alla fine della curva. Qui Tortu è messo molto bene rispetto agli avversari diretti del Golden Gala, ma Mennea ha ancora un decimo di vantaggio. Vantaggio che inizia a crescere poi inesorabilmente nel rettilineo. Tortu cala, Mennea accelera. Aveva perso un po' di velocità, sbandando a fine curva, ma poi torna sopra i 38 km orari. E da lì non si schioda. Se avete un po' di esperienza sui 200 metri capite che questa cosa è pazzesca. Tutti un po' calano verso la fine, per la fatica, l'acido lattico, lui no. Ed è qui che Mennea faceva la differenza. Rimonte straordinarie. Naturalmente non in questa occasione, ma pensate alle Olimpiadi di Mosca, vinte all'ultimo metro. Pippo invece paga l'inesperienza del 2017. Alla fine lo vedete molto imballato. Riesce comunque a chiudere con un decoroso 20.34, che all'epoca lo faceva molto felice. Ma naturalmente può fare di meglio. Da dove viene tutta questa resistenza di Mennea? Beh, sicuramente dagli allenamenti prodigiosi che riusciva a sostenere, e dunque in ultima istanza dalla sua forza d'animo e dal suo carattere. È una cosa che molti non sanno, ma Mennea è stato pure il campione europeo dei 400 metri, indoor, a Milano, nel 1978. Di personale aveva 45.87. Dunque è lecito che non si spaventasse troppo sui 200 metri. Non ci sarà più un record come il mio. Non in Italia. E non perché non possano nascere campioni. Ma oggi c'è una società e una morale diversa, che rifiuta tutto quello che ho rappresentato. Io, quando mi allenavo, allenavo la fatica. Avrà avuto ragione. Pippo, questa domanda è per te. Intanto, senza sconfinare nel filosofico, nel moralistico, torniamo a parlare di numeri. A metà gara Tortu era dietro di una dozzina di centesimi, la situazione era piuttosto stazionaria. Curando bene la tenuta nella parte finale, ci sta che scenda sotto i 20 secondi piuttosto facilmente. Prendete nota, questa è la mia previsione per il prossimo anno. E dopo l'analisi, eccovi la gara completa. Tante altre cose da dire. La prima dove ho preso gli intertempi. Soprattutto con Mennea è stato piuttosto difficile con quelle immagini di bassa qualità, ma fortunatamente ho trovato una citazione del buon Pietro in persona che ci dava il passaggio su 100. E da lì in poi sono riuscito a stimare piuttosto bene i tempi, dunque i risultati dovrebbero essere più o meno corretti. Stessa cosa per Tortu, interpolazione frame per frame.
La seconda cosa, lo sapete, Menne era nelle condizioni migliori possibili al momento del record, a 2000 passa metri di altitudine, dunque con l'aria rarefatta, con 1,8 m di vento a favore, quasi sopra il limite del consentito, ma soprattutto era in uno stato di forma perfetto, al momento giusto, nel posto giusto. Se fate sport, sperate che almeno una volta nella vita succeda anche a voi. E allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto e pensate che si meriti più visualizzazioni, non dimenticate di condividerlo con i vostri amici appassionati di atletica. Dal mio punto di vista posso dirvi che ci ho messo veramente tanto affinché il risultato fosse degno delle mie aspettative. Ciao atleti, io sono il Mezzo Fondiere e non dimenticate che... Sono Filippo Tortu, atleta delle Fiamme Gialle e seguo molto volentieri il Mezzo Fondiere. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara. La fatica non è mai sprecata. Soffri, ma sogni.